Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash prosegue oggi e domani l'omaggio di migliaia di fedeli a Benedetto XVI, la Basilica di San Pietro, aperta dalle 7 di questa mattina, accoglierà i fedeli fino alle 21, stessi orari anche per domani. Giovedì i funerali presieduti da Papa Francesco, Ratzinger verrà sepolto nelle grotte vaticane nella tomba dove precedentemente stava Karol Wojtyla. Ucraina, nella notte di Capodanno un attacco missilistico contro una base russa nel Donbass compiuto dalle forze armate di Kiev ha ucciso 400 soldati, ma Mosca parla di solo 63 vittime, ferito un reporter tedesco. Qatargate, è stata avviata una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità di Cozzolino e Tarabella, lo ha annunciato la presidente dell'Europarlamento Metsola, la richiesta era arrivata dalla giustizia belga. Medio Oriente, sale la tensione tra Israele e Palestina, al centro degli scontri per ora solo verbali le ripetute minacce da parte di Israele di cambiare lo storico status quo della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, è una dichiarazione di guerra con serie conseguenze per tutti, la minaccia del portavoce del presidente palestinese Abu Mazen. Italia, il 2023 si apre all'insegna dei rincari nei trasporti, aumenti di benzina e diesel a causa dell'addio al taglio delle accise, incrementi nei pedaggi autostradali, rincari dei biglietti di bus e metropolitane. Per le famiglie è prevista una stangata di 2.435 euro in più al netto di possibili aumenti di luce e gas. Covid, contagi in calo ma sui numeri pesano, i pochi tamponi fatti a Capodanno, atteso il bollettino del Ministero della Salute venerdì per avere un quadro preciso dell'andamento della pandemia durante le feste. E sul Covid, scontro totale tra il microbiologo, ora senatore del PD, Andrea Crisanti, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito alle prese di posizione di Crisanti sulla gestione della pandemia nella regione, in particolare sui tamponi, il microbiologo attacca dichiarazioni gravi, poi si dimette dalla cattedra universitaria. Meteo, temperature sopra la media, umidità almeno fino all'Epifania e colpa dell'anticiclone che porterà anche nei prossimi giorni cieli nuvolosi, qualche pioggia al centro-nord, banchi di nebbia nella pianura padana, un cambiamento forse dopo la metà del mese. Ischia, oggi Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, e Don Marco Pagnello, direttore della Caritas italiana, si recheranno sull'isola per incontrare la comunità dopo la frana dello scorso novembre e portare la solidarietà della Chiesa. In Italia è prevista una visita nei luoghi dell'alluvione a Casamicciola e poi un incontro con gli sfollati a Lacco Ameno. Via libera ad una nuova procedura per le dismissioni di ITA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM, che fissa le modalità per la privatizzazione. È previsto che la maggioranza dell'accordata dell'acquirente debba essere rappresentato da una compagnia aerea, tra queste c'è l'interesse di Lufthansa. Il prefetto di Roma convoca per oggi il Comitato per l'Ordine Pubblico dopo il caso della turista israeliana coltellata e la recrudescenza di casi di violenza delle ultime settimane. Intanto migliorano le condizioni della giovane turista coltellata alla stazione Termini, che ha detto di non conoscere il suo aggressore. Sono stati arrestati dai carabinieri e polizia 3 dei 5 attivisti del gruppo Ultima Generazione che ieri nel corso di un blitz hanno imbrattato la facciata del Senato a Roma con vernice di colore rosso, oggi la convalida dell'arresto. Lotta al cyberterrorismo italiano e internazionale. Nel 2022 la Polizia Postale ha monitorato oltre 173.000 siti, 1.193 i casi trattati e 66 le persone indagate, secondo il report annuale che ha registrato un'allarmante diffusione di contenuti propagandistici riconducibili al terrorismo su social e piattaforme online. Aretha Franklin è la cantante più grande di tutti i tempi, lo rivela una classifica di 200 artisti della rivista Rolling Stone, che tra i primi 10 posti vede anche Whitney Houston, Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé e Otis Redding. Il Brasile e il mondo del calcio danno l'ultimo saluto alla leggenda del calcio Pelé, morto all'età di 82 anni, l'omaggio di migliaia di persone che sono andate allo stadio del Santos, dove nacque il più grande calciatore della storia, dopo il corteo per le vie della città, oggi esequia in forma privata. È tutto per ora, prossimo appuntamento alle 12, grazie per averci seguito e a più tardi.